In queste settimane abbiamo collaborato con le discrezioni, come si dice, a fari spenti, attivandoci per aiutare l'ospedale Renzetti di Lanciano. Come comune abbiamo donato un respiratore che siamo riusciti a reperire con grande difficoltà, ma siamo stati felicissimi di questa donazione. Questa collaborazione discreta e responsabile, però, è stata ripagata da un'azione autoritaria del direttore aziendale che, senza nessun preavviso e senza condividere la scelta con il dirigente, ovvero il primario del reparto di anestesia e rianimazione di Lanciano, ha sottratto due posti letto, trasferendoli in un altro ospedale. Ora, nulla da criticare se occorrono in un altro ospedale, questo non è un problema, ma la modalità con cui si è svolta questa operazione veramente ci preoccupa e ci è dispiaciuto. Non si può sottrarre e fare questa operazione senza coinvolgere i medici, senza avvisare anche il sindaco della città, che è la massima autorità sanitaria. Ecco, una mancanza di rispetto verso l'ospedale Renzetti, verso coloro che ci lavorano e si impegnano. È una modalità che è veramente disdicevole, ma che inquadra un po' quella che è la personalità del nostro direttore, che già in altre occasioni si è fatto notare. Il direttore non voleva mettere le tende per il triage, per esempio, perché non so con quale cognizione, essendo un ingegnere e non un medico. E io dico, perché non riapre il reparto di ortopedia? Io ho telefonato ieri cercando di capire il perché, non ho avuto risposta. Il direttore, attraverso un suo collaboratore, ha detto che non aveva tempo. Ecco, l'ospedale di Lanciano è un no COVID, allora deve funzionare, e sottraiamo due posti di rianimazione e il reparto di medicina e le mascherine, i guanti, i presidi per proteggere i medici e gli infermieri, perché non arrivano. Quindi un comportamento nei confronti del nostro ospedale che è veramente preoccupante. Io spero che adesso la nomina finalmente del direttore sanitario, che mancava ormai da mesi, possa dare un segno di discontinuità e vada a cancellare l'uomo solo al comando che è stato Schelle in queste settimane e in questi mesi. Noi dobbiamo essere uniti in questo momento, non dobbiamo fare polemiche, ma di fronte, permettetemi, alla mancanza di rispetto e questa capacità del direttore sanitario di non collegarsi con i portatori di interesse, io non posso stare in silenzio. Io devo tutelare i miei cittadini, gli operatori dell'ospedale di Lanciano, quegli operatori, quei medici, quegli infermieri, quelle donne e quegli uomini che si stanno sacrificando, sacrificando da settimane e che veramente con tanta passione e amore rischiano anche la vita. Ecco, loro sono i nostri eroi. Gli eroi rimangono, i direttori generali passano.